Buondì, sto facendo colazione perché adesso viene Ale che andiamo a sciare, andiamo a Sestola, provincia di Modena e devo smettere di fare video al mattino perché sembro ritardato, quindi ci vediamo in macchina con lui. Allora, buongiorno. Sestola. Sergio, ciao. io non l'ho fatto il 29. Greggi di guerra, ragazzi. Buongiorno Sergio. Mi ha risolto così. Arrivati! Sta di cazzo. Mi ha detto che mi diceva dove erano le chiavi. Ma non rovinarmi la sorpresa. In tanti ore. Buongiorno, sì, siamo arrivati. Vai davanti alla casa, c'è uno sportellino con un gancino. Aspetta. Ok. Dentro c'è un barattolino di vetro e ci sono le chiavi. Ok. Scaldamento. Poi vai in camera. Capito? Va benissimo. Hai visto sto per l'ingegneria? No, ma cos'è? Non lo so. Ma mi è da ridere così. Ma scusa, ma cos'è? Cos'è questa cosa qua? Chi ci dorme? Direzione piste. La neve è molto fresca. Facciamo venire una valanga. Ah! È un po' spastico. Non mi puoi insultare in tutti i video. È vero. Buongiorno. Tu c'hai qualche ritardo. Noi siamo lì. Ok, notizia dell'ultima ora. Ci è stato comunicato che abbiamo preso l'ultima corsa per questa seggiovia. Abbiamo sbagliato seggiovia. Hai sbagliato seggiovia. Siamo arrivati e la seggiovia giusta era già chiusa. Quindi. Che cosa ci è stato detto? Quindi ci è stato detto che dobbiamo tornare a piedi. Cioè, quindi questa seggiovia ci sta portando da un versante della montagna e dopo dovremo. Passeremo pianati. Mi sembra di essere quelle vacche al macello che stanno andando al macello. Sai che è la tua ultima corsa. È bruttissimo. Quanto ci vuole andare a piedi al pollo? Mezz'ora con gli scarponi. Sì, vabbè, lasciamo a giocare, no, soprattutto, però. Sì, ma morimo, cioè non è una cosa, cioè, mo, mezzo scarponi scalzi, no? È una cattiveria più che altro, eh. Niente, ora dobbiamo andare dai carabinieri e vedere cosa ci dicono. E se no ci tocca fare veramente 40 minuti a piedi. Qui sta brontolando. Ci viene a salvare il gatto delle nevi. Quelli là sono i nostri eroi. Noi non abbiamo i pompieri, noi abbiamo i gattari della neve. No, non picchiare. Sì, scusi. Adesso te sono al corriere, eh? Sì. No, ma che figata, sei sul sogno di ogni bambino. Davide, cerca di dire qualcosa di intelligente per catturare la sua attenzione. È difficile da usare. Beh, io non ho una macchina con i cingoli. No, ok, come non detto, sei un cretino. Ma lei sa di essere un eroe per tutti i bambini. No, vabbè, dai, lascia stare, vattene. Perfetto, grazie mille, veramente. Porca boia. Mamma mia, che culo. Ma con che paesaggio sci? Dopo la doccia prepariamo a mangiare. E benvenuti in cucina con Davide. Oggi prepareremo la polenta al forno. Prima cosa, prendere la polenta e mettere al forno. Non spoilerare. E ucciderla. Dopo che siete sicuri che sia morta, tagliarla a fette. Metterla in forno. Aspettare che non bruci. Quando ormai è bruciata, per come la sono scordata, la tirate fuori. Pronto? Adesso noi stiamo guardando Heidi. Andiamo a letto. Tristissimo. Giorno 2. È mezzogiorno. Mezzogiorno. E stiamo andando a sciare.
stasera gli faccio la carbonara di montagna. E fai di? La carbonara. Dì un po' gli ingredienti, editi. No, non glielo ho detto gli ingredienti. Dai, Ale, secondo me fa cagare. È sta merda. Non è la carbonara. Ok. Con pancetta, uovo cotto e formaggio che non è parmigiano. Buon appetito. Niente, questa è l'ultima notte. Buonanotte. Buongiorno a tutti, sono Dobelli Davide e vi parlo dalla base del Cimone e ci comunicano che oggi gli impianti sono chiusi per il troppo vento. Come potete vedere alle mie spalle non si vede, c'è un vento di 80 km/h, è una desolazione per tutti gli sciatori locali. E a voi la linea. Siamo appena tornati a casa, abbiamo messo a posto quasi tutto. Sai cosa ci siamo scordati, Ale? Te la malattia ti si porterà via. Il problema non è il tavolo di per sé. Sta pure. Che schifo. Sembra un film horror. Cioè cadono i pezzi. Niente, fine della vacanza. Ciao.